33.000 sono le bottiglie di plastica che al minuto finiscono nel mare Adriatico. Sono questi gli allarmanti numeri di un report pubblicato recentemente da parte del WWF. Quella della tematica ambientale della plastica nel nostro mare Adriatico è una delle emergenze più impellenti, soprattutto per la salute delle nostre specie marine. Nel Mediterraneo quindi finiscono 570.000 tonnellate all'anno di rifiuti e di plastica, e di qui appunto le 33.000 bottiglie al minuto. Un dato veramente impressionante. Ma quali sono gli attori di questo scenario così allarmante? Beh, innanzitutto le comunità, quindi anche i cittadini, gli operatori ittici, ci sono le amministrazioni comunali e chiaramente anche le autorità portuali. Ma il tutto parte anche da un'esigenza impellente, quella dei pescatori, di essere protagonisti in questa fase, ovvero sia quando si trovano in rete o a bordo plastica o rifiuti lasciati in mare da scellerati cittadini o operatori, ecco allora nasce il problema e partiamo proprio da loro. A Fano siamo 38 vongolaie, poi ci sono, mi sembra, 7-8 pescherecci. E della piccola pesca non so se sono una ventina di barchettine della piccola pesca, una cosa del genere. Tutte le mattine trovi la plastica, peschi la plastica, non sai dove buttarla, o perlomeno la butti nei bidoni della plastica, ma essendo rifiuto speciale sai che non è corretto. Purtroppo non abbiamo nessun contenitore al porto per la plastica, mentre altri porti hanno fatto mare pulito, sono un po' più avanti di noi, diciamo. Non sono isole ecologiche, sono solamente che dei cassonetti messi a disposizione del comune o dalla regione per la raccolta esclusivamente di plastica. Almeno quello ce l'hanno in altri alcuni poli. Uno poi mi sembra sia Cattolica, se non dico una stupidaggine, o è Cesenatico, mi sembra. E noi invece attualmente non abbiamo assolutamente niente. Il problema più grosso è quello che non sappiamo dove portarla una volta che torniamo a terra, perché viene considerato rifiuto speciale. E di conseguenza non sappiamo dove dobbiamo metterlo. E ce ne parecchia in mare e, non sappiamo dove buttarle, quindi di conseguenza dove la dobbiamo mettere non c'è nessuna isola ecologica, niente. Oh, per noi è importante il mare pulito, ne viene il nostro pescato, il pescato insomma, delle vongole, del pesce, cioè è un bene per tutti, per il turista che viene a Fano, per tutto. E in più l'isola ecologica ci aiuta a non buttare, ma poi sì, noi la prendiamo e la portiamo in terra e la buttiamo in questi famosi cassonetti, abbiamo un mare diciamo più decente di quello che abbiamo attualmente, perché molti, cioè la stupidaggine è grossa, cioè io bevo una bottiglietta d'acqua in banchina e rifiuto è plastica normale, la bevo a bordo di una barca e diventa rifiuto speciale. Cioè, è un po' l'assurdo, voglio dire, non è proprio. È sempre la stessa bottiglia di plastica, però bevuta a bordo diventa rifiuto speciale. Bottiglie, calze delle cozze, di tutto, sacchetti. È proprio una discarica. Ci sono gli assorbenti, le buste dei cani. Siamo una stupidaggine, prendiamo anche le buste di cani, quella che per raccogliere le feci di cani. C'è di tutto, di plastica di tutti i tipi. Dopo legni, ma però la plastica ce n'è molta. Le cassette di polistirolo si prendono anche molte. Quando tiriamo su, viene su di tutto. E poi dopo il problema è portarla a terra. Una volta arrivati in terra, avendo un cassonetto o un qualcosa, li butti lì dentro, che una volta a settimana, una volta lo vengono, la portano via e per noi non c'è nessun problema. Tanto o metterlo in una busta e buttarlo nei bidoni della plastica, o buttarlo lì non cambia assolutamente niente, anzi. Non rischiamo niente così. La mettiamo nel cestino della spazzatura che c'è lì al porto, però non andrebbe lì. E di conseguenza è un problema. È un problema di tutta la marineria. È dal 2007 penso che siamo dietro a un'isola ecologica, regione, comune, capinaria, ma non siamo arrivati mai a un punto, non so il motivo, il perché non siamo arrivati a fare questa isola ecologica, però ancora nel 2020, fra un po' sarà 2020, non avremo un'isola ecologica, è un peccato. Potrebbe essere messa in banchina, in modo che c'è facilità di poter mettere il materiale che portiamo a terra, però purtroppo non c'è quest'isola ecologica. È stata richiesta, addirittura il comune aveva messo anche dei secchi per mettere la strada, poi dopo li hanno tolti perché di lì dentro ci si buttava di tutto, e quindi ci si buttava anche
olio, anche quello è un problema perché non sappiamo dove metterlo. Prima anche lì c'era l'isola ecologica, adesso l'hanno chiusa, quindi non sappiamo né a chi rivolgerci per poterlo scaricare sto olio. Poi noi a Fano abbiamo gli oleosauti che ci viene Mariani tramite l'associazione Vongolai a prendere insomma questi oleosauti, ci fa questo grandissimo favore, però il problema dei filtri, il problema dei bidoni degli oli. Vuoi non vuoi, le barche ogni 4-5 mesi devono sostituire l'olio, di conseguenza adesso si risale al meccanico, viene giù il meccanico a bordo e te lo riporta via, però anche se devi fare una manutenzione per te non sai dove devi metterlo, anche perché poi portandolo via sei a rischio. Il problema è che purtroppo se tu la porti hai dei costi insomma notevoli, non è più un costo, cioè diventa una spesa sempre più pesante per, insomma, per la ditta che va in mare. Ma qual è lo status tra Pesaro, Fano e Senigallia? Situazioni un po' diverse, molto sfumate, altre invece più definite, come quella proprio di Pesaro. Assessore, come è stato possibile arrivare a progettare, a ideare, a pensare un impianto di quel tipo? Innanzitutto era un'esigenza perché era ora di dare una risposta a un problema abbastanza sentito anche da parte proprio dei pescatori che ci chiedevano delle risposte. È un percorso che è iniziato assieme alla regione dove Andrea Biancani ha fatto grande parte del lavoro e della fatica per iniziare questo percorso. Abbiamo iniziato a lavorare insieme anche con Capitaneria di Porto, con Marche Multiservizi e l'autorità di sistema proprio per cercare di rendere possibile uno smaltimento corretto e controllato di tutti i rifiuti che i pescatori si ritrovano impigliati nelle reti o che si ritrovano a raccogliere durante le loro attività di pesca. Che tipo di impianto avete pensato di effettuare? Abbiamo partecipato a un bando con la regione di quale arriveranno i risultati nell'anno nuovo. Avevo ipotizzato di mettere un'isola ecologica con delle bocche adatte per i pescatori, quindi non uguali a quelle che si usano per i rifiuti urbani, anche sentite le loro richieste, perché mi hanno fatto notare che loro hanno delle casse abbastanza grandi quando riportano le cose, quindi non possono mettersi a lavorare su ambienti troppo piccoli. Comunque si pensava a un'isola ecologica con un accesso condizionato, quindi dove loro verranno forniti di una tessera magnetica che è nominativa, per cui si potrà vedere ogni volta che loro accedono quante volte hanno usufruito di questo servizio e quanti rifiuti hanno messo dentro, in modo che noi possiamo avere assieme a Marche Multiservizi, che poi dovrà smaltire i rifiuti, potremo capire che tipo di rifiuto si riporta dal mare e in quali quantità, anche perché poi adesso saranno inquadrati in un ambito di sperimentazione, ma poi dovranno essere messi in qualche modo a regime, per cui bisognerà avere chiaro che cosa si riporta e in quali quantità e che tipi di rifiuti, sperando che siano la maggior parte plastiche, ma purtroppo ci sono anche cose più ingombranti e un po' anche più pericolose in mare. Stiamo cercando come amministrazione, ma già da anni, sviluppare il turismo, di rilanciare le zone, e chiaramente il decoro dell'ambiente, il trattamento dei rifiuti è una parte molto importante. E quindi l'isola ecologica è stata pensata, per esempio, anche perché fosse non solo funzionale ma anche gradevole, perché io ci tengo anche molto a limitare il più possibile l'abbandono dei rifiuti per strada, perché è un comportamento che nel 2020 non è più tollerabile, per cui ci stiamo muovendo su tutti questi fronti per cercare di portare del bene alla città sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista proprio ambientale della raccolta del rifiuto. La competenza su alcuni porti delle Marche e dell'autorità portuale di sistema del Mare Adriatico Centrale, che ha sede in Ancona. Quindi grazie all'iniziativa sia della DSP che della Regione Marche, dei comuni interessati e delle capitanerie, è stato avviato il primo progetto a San Benedetto, che ha già portato dei frutti, diciamo, noti a tutti, ovvero la possibilità di conferire plastiche recuperate in mare da parte dei pescatori all'interno di isole ecologiche che appunto possono ricevere questo tipo di materiale. In altri comuni più piccoli, come ad esempio Fano, dove la DSP non è competente, l'iniziativa è stata presa, diciamo, dai comuni interessati ed è in corso di perfezionamento. Infatti ci auguriamo che entro l'estate anche a Fano
possano essere installate queste isole ecologiche. A Pesaro dovrebbe avvenire nei primi mesi dell'anno prossimo. La normativa prevede che tutto ciò che è, diciamo, pescato o recuperato in mare sia, tra virgolette, contaminato e di conseguenza è ritenuto un rifiuto speciale. In quanto tale deve essere trattato e il recuperatore è assimilato al produttore di rifiuto speciale, quindi i pescatori che eventualmente pescassero questo materiale dovrebbero sostenere i costi di trattamento del materiale, del rifiuto stesso. Conseguentemente, purtroppo, è evidente che pescatori che pescano accidentalmente nelle loro reti questo materiale, dovendo sostenere un costo, non è escluso che lo rigettino in mare con un danno per l'ambiente. Quindi la possibilità di poterlo conferire a costo zero ci aiuterebbe appunto a recuperare dal mare questo materiale che è presente, come è noto a tutti. Sicuramente la massa di materiali plastici e rifiuti che ritroviamo in mare sono ovviamente frutto di una cultura del non rispetto, nel senso che bisognerebbe cambiare anche l'atteggiamento di tutti quanti noi nell'uso di materiali di imballaggio e altro, perché tutto ciò che viene gettato in qualche misura dopo X tempo arriverà in mare. Ed ecco perché recentemente i nostri controlli si sono spinti anche all'interno dei fiumi per poter verificare appunto gli scarichi autorizzati o non autorizzati, perché appunto, ripeto, tutto ciò che viene gettato o arriva in qualche fiume poi nell'arco di X tempo arriverà in mare. Noi abbiamo, diciamo, una dipendenza, come ho detto più volte, funzionale dal Ministero dell'Ambiente oltre che da altri dicasteri, e proprio nel nostro ruolo appunto di ambasciatori dell'ambiente cerchiamo, oltre che fare la nostra attività di polizia e di controllo in materia ambientale, cerchiamo anche di fare una sorta di sensibilizzazione con incontri presso le scuole principalmente, ma anche con conferenze che organizziamo su tutto il territorio nazionale, proprio per sensibilizzare sull'importanza del rispetto del mare e dell'ambiente marino in generale, di cercare appunto di cambiare i nostri comportamenti, sarebbe un buon inizio. Fano e Senigallia, quali sono le loro situazioni? Qual è lo status al momento attuale in questo processo così importante? Noi abbiamo aderito subito al progetto ministeriale Clean Sea Life, che prevede questo monitoraggio dei rifiuti pescati dai nostri operatori, quindi i nostri pescatori, e quindi in collaborazione con loro, quindi con gli imprenditori della pesca, abbiamo fatto questa operazione importantissima che serve poi per proseguire nella lotta alla plastica. Abbiamo censito, catalogato e pesato tutto ciò che i pescatori insieme al pescato riportano sulla terraferma. Quindi questo è un primo passaggio importantissimo. Questi dati sono stati consegnati naturalmente al Ministero, il Ministero ne farà l'uso naturalmente che utile che servirà, ma soprattutto oggi siamo nella fase di poter strutturare la gestione di questo rifiuto che viene portato sulla terraferma dagli operatori. Quindi adesso dobbiamo mettere in piedi, adesso che conosciamo le quantità, conosciamo la tipologia, siamo in grado da oggi di poter entrare in un percorso che gestisce questo rifiuto. Devo approfittare dell'occasione che mi date per ringraziare i pescatori, la piccola pesca per quello che ci riguarda, che voi sapete quanto per noi è importante qui a Senigallia. Il nostro porto è un piccolo gioiellino e noi lo diamo in uso ai pescatori che amano il mare più di qualsiasi altra persona e utilizzano il porto nel modo migliore. Naturalmente grazie a loro possiamo risolvere parte di questo problema enorme e quindi dobbiamo metterli nelle condizioni, naturalmente, che questa cosa loro partecipano, ma non possiamo neanche fargliela sopportare completamente, hanno le spalle larghe i nostri pescatori, ma è un problema importante, quindi noi dobbiamo adesso mettere in piedi un percorso, come dicevo prima, che regoli la gestione del rifiuto. Dal 2017 abbiamo cominciato a mettere in fila una serie di provvedimenti che sono serviti più che altro a far crescere un po' la cultura
di ciò che è dannoso per il mare e ciò che possiamo fare anche nei nostri piccoli gesti quotidiani. Noi abbiamo un protocollo d'intesa con gli organizzatori delle manifestazioni senigallesi che si chiama Ecofeste. Questo protocollo prevede che chi organizzi qualsiasi cosa, può essere la sagra, come può essere il Summer Jamboree che tutti conoscono in Senigallia e tutto quello che ci può essere in mezzo, il tutto deve essere effettuato senza l'utilizzo della plastica, quindi o prodotti biodegradabili o prodotti alternativi comunque alla plastica. All'inizio del 2019 l'ordinanza Plastic Free, che come diciamo ultimo percorso obbliga i nostri esercenti a non utilizzare nessun prodotto di plastica, quindi bicchieri biodegradabili, forchette, coperti per l'asporto, tutto deve essere biodegradabile. Il protocollo Clean Sea Life è un protocollo in itinere, noi abbiamo semplicemente assolto un primo step e quindi adesso lavoreremo sul resto. È importante avere occasioni di confronto anche pubblico sul tema dei rifiuti a mare e della gestione portuale, soprattutto ora che ci troviamo in un contesto dove la normativa vigente è in evoluzione. Speriamo infatti che il nuovo disegno di legge, il cosiddetto salvamare, permetta di attuare una serie di azioni, soprattutto sui rifiuti, oggi considerati speciali, che in qualche modo superi le rigidità dell'attuale DL 182 del 2003, e in questo caso una riflessione ad ampio raggio con tutti gli attori che sono chiamati in causa, quindi anche gli enti locali, è assolutamente opportuna. E in questo caso credo che il Comune di Fano, così come tutti gli enti locali, deve in qualche modo ritagliarsi anche il ruolo propositivo di essere un soggetto di regia che faciliti una serie di processi, in particolare per quanto riguarda la gestione portuale. E con questo credo che sia importante ricordare anche che le azioni che dovremo mettere in campo nei prossimi anni sono azioni che dovranno essere coerenti con le politiche di tutela ambientale e della fauna ittica che in questi anni abbiamo messo in campo. Penso alla plastica, penso alle acque di balneazione, penso all'ambizioso progetto di risanamento del torrente Arzilla e tutte quelle azioni che in qualche modo mettono in sicurezza il nostro mare. Perché hanno provato a fare dei bandi e i bandi non si è presentato nessuno. Mi sa che sia stato adesso fatto qualcosa nel governo di una cosa del genere, non so se è già stata attuata oppure deve ancora venire. Quella già è una cosa, una buona partenza, però io batto sempre sui rifiuti speciali. Oltre a quello lì ho gli esausti, filtri, stracci, cavi d'acciaio, cioè abbiamo bisogno di un'isola ecologica.